Benvenuti a tutti su questo canale. Oggi vi porteremo indietro nel tempo, nella vibrante città di Napoli, per scoprire la straordinaria vita di un uomo che ha ispirato generazioni con la sua fede e il suo coraggio. San Gennaro, nato nel III secolo, fu una figura eccezionale della sua epoca. Cresciuto in una famiglia nobile e profondamente cristiana, scelse fin da giovane la strada della vita ecclesiastica. La sua storia è una testimonianza di dedizione e amore per la fede, ma anche di sfide e persecuzioni che ha dovuto affrontare. Non vogliamo svelarvi tutto subito, ma piuttosto condividere con voi la sua incredibile storia di sacrificio, amicizia e spirito indomito. E sì, c'è un mistero che circonda San Gennaro. Ma vogliamo portarvi alla scoperta della sua vita straordinaria prima di svelarvi il segreto che ha catturato l'attenzione di tante persone attraverso i secoli. Quindi, se siete pronti a esplorare la vita di San Gennaro e a scoprire cosa rende questa figura così affascinante e rilevante ancora oggi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a seguirci in questo viaggio emozionante attraverso la storia e la fede. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche per non perdere neanche un episodio della nostra serie. Continuate a guardare per scoprire la storia di San Gennaro, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di Napoli e nel cuore di tanti. San Gennaro nacque nella seconda metà del secolo III, molto probabilmente a Benevento, anche se alcune fonti dicono che sia venuto alla luce a Napoli. Di famiglia nobile e molto cristiano, predilesse fin dalla sua giovinezza la vita ecclesiastica. A 30 anni era sacerdote e vescovo di Benevento, quando scoppiò la persecuzione di Diocleziano. Grande era la sua amicizia col diacono Sosio, che consultava sovente circa gli affari della diocesi, trovando in lui molto sapere e conforto spirituale. Un giorno, mentre Sosio leggeva il Vangelo nella chiesa, il vescovo vide scintillare sopra il suo capo una fiamma che conobbe essere preannunzio del martirio. Pieno di giubilo per tanta grazia, baciò il capo di colui che doveva patire per amore di Gesù Cristo, e ne rese grazie al Signore, rimanendo in attesa che si compisse la volontà di Dio. Difatti, poco dopo, per ordine del giudice Draconzio, il santo diacono fu chiuso in prigione. Ciò saputo Gennaro andò a visitarlo, ed entrato nel carcere, perché, esclamò, quest'uomo di Dio è tenuto prigioniero senza alcun motivo? Riferite queste parole a Timoteo, prefetto della Campania, questi fece arrestare anche Gennaro. Il nostro santo, gettato in una fornace ardente, ne uscì illeso. Pertanto il prefetto, preso da sdegno, ordinò di stirare il corpo del martire, fino a rompergli le articolazioni. Frattanto un altro diacono, Sisto, e il lettore Desiderio, presi e incatenati, furono trascinati, insieme col vescovo, davanti al carro del prefetto, fino a Pozzuoli, e gettati nella medesima prigione, ove erano detenuti Sosio e Proculo e i cristiani Eutiche e Ponzio, già condannati alle belve. Il giorno dopo furono tutti esposti alle fiere nell'anfiteatro, ma queste, dimentiche della loro naturale ferocia, si accovacciarono ai piedi di Gennaro. Intanto il prefetto, attribuendo ciò a incantesimi, pronunciò contro i martiri di Cristo la sentenza capitale, e divenuto cieco sull'istante, non recuperò la vista che per le preghiere del santo. A questo miracolo quasi 5.000 uomini abbracciarono la fede di Cristo. Tuttavia l'ingrato giudice, non convertito dal beneficio, anzi sdegnato per la moltitudine delle conversioni, e fanatico osservatore dei decreti imperiali, ordinò che il santo vescovo coi compagni fossero uccisi di spada il 19 settembre. Martirio di San Gennaro. I napoletani, dietro avviso celeste, accorsero a raccogliere in ampolle parte del sangue del martire San Gennaro e trasportarono il corpo prima a Benevento, poi a Monte Vergine e infine nella cattedrale di Napoli, ove fu eletto a patrono principale della città. Napoli attribuì alla sua protezione la grazia di essere stata liberata da molteplici e violenti eruzioni del Vesuvio, e dalle armi di molti nemici che avevano giurato la sua rovina. Sangue di San Gennaro. Nella cappella del tesoro della cattedrale si conserva il capo e due ampolle di sangue del santo vescovo. Quivi da 16 secoli si ripete il miracolo detto di San Gennaro. Tale portento venne studiato da dotti di ogni secolo e dubbi fede e tutti furono d'accordo nell'attribuirlo ad un intervento soprannaturale. Infatti, allorché nella ricorrenza del suo martirio e della sua consacrazione episcopale si pone il capo del santo martire, racchiuso in una preziosa custodia, a
alla presenza del suo sangue raggrumato e contenuto in due ampolle di cristallo, senza l'intervento di alcun agente esterno, la massa del sangue del martire passa dallo stato solido allo stato liquido e lo si vede bollire. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao e a presto!